Oggi ci troviamo qui in via Gorizia 64G, dove avevamo la casetta dei libri. Ma Carmelo, come mai sei venuto qua? Io sono venuto per scambiare un libro. Avevo pensato di portare un classico di Umberto Eco, La storia della bellezza. E però guardate cosa ho trovato. Purtroppo la casetta dei libri è stata smontata perché è arrivata una indicazione da parte del Comune Gallarate di chiuderla, di eliminarla. Ma spiegaci tu meglio, Giovanni. Qui c'è una delle iniziative più belle che i nostri cittadini hanno spontaneamente fatto, senza avere nessun rapporto con forze politiche o quant'altro, nella nostra città, una casetta dei libri. È stata eliminata perché, lo leggiamo dal quotidiano Varese News di poche ore fa, il sindaco si è occupato del fatto che questa casetta, sostanzialmente una cassetta, fosse un abuso edilizio. E ha scritto a tutti gli enti, i quali hanno diffidato i proprietari. Ci chiediamo due cose. Il sindaco agisce per il bene dei cittadini, per lo sviluppo della cultura, per l'aumento della partecipazione e dell'istruzione, o agisce invece usando il burocratese per punire chi gli sta poco simpatico? La seconda cosa che ci chiediamo, un'amministrazione che vuole aiutare i libri e la cultura, prima che mandare le carte bollate, non interloquisce con i cittadini senza mandare lettere, raccomandate, messe comunali, cercando se ci sono dei problemi di risolverli? Secondo noi sì, assolutamente sì, non è stato fatto, e addirittura coloro che hanno fatto un'iniziativa benefica si trovano anche a vedersi costrette a avere eventuali responsabilità penali se non la toglievano. Al di là degli aspetti tecnici, secondo noi la casetta è assolutamente legittima, noi agiremo perché già da domani qui ritorni la casetta dei libri. Lo faremo nell'interesse di tutti i cittadini di Gallarate, e lo faremo contro chi pensa di utilizzare l'amministrazione per eliminare presunti nemici. Grazie Giovanni. E quindi Carmelo, cosa e sei costretto a fare? Non ora? Posso lasciarla qui, penso che dovrò lasciarla al signor sindaco. In questo caso penso sia molto più adatta La storia della bruttezza.